partita di cartello a Lamberti tra Cavese e Gela. Seconda e terza in classifica, lanciate all'inseguimento della matricola Igea, si sono affrontate a viso aperto alla conquista dell'intera posta in palio. Buono l'avvio della squadra meteliana che dopo pochi minuti porta il primo attacco alla porta ospite. Durante un'azione elaborata in aria al secondo minuto di gioco, Gabrielloni, contrastato da Schisciano, cade in aria. La palla finisce a Cerciac che con un tiro da limite sfiora di poco il palo alla sinistra di Saitta. Al settimo la Cavese scatta in contropiede ancora con Cerciac che crossa in aria, una palla invitante per Bellante, ma l'esterno alto metelliano non arriva sulla sfera. Sulla conseguente azione di gioco è Rossi che smarca in aria Danna, ma la conclusione dell'attaccante metelliano finisce sull'esterno della rete dopo una deviazione della difesa ospite. Le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi, all'11° il Gela fa bingo. I siciliani con Bonanno, con la complicità di Conti, piazzano la palla dello 0-1. Incassato il colpo, gli Aquilotti si riversano in area avversaria alla ricerca del pari. Ci provano al 27° con Danna che su invito di Rossi, con un colpo di testa, costringe Saitta alla respinta in angolo. La Cavese insiste e il gol del pareggio arriva al 37°. La squadra blu-fonsei scatta velocemente in contropiede. Gabrielloni serve al centro aria la corrente Rossi che con un preciso diagonale piazza la sfera all'incrocio dei pali. Parità ristabilita e tutto da rifare per le squadre in campo. Prima del fischio di chiusura, durante il minuto di recupero concesso dal signor Perenzoni, gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Bonanno che con un raso terra dal limite mette la sfera di poco sul fondo. La prima frazione di gioco termina con il punteggio di 1-1. La ripresa inizia all'insegna del primo tempo. Le due squadre continuano a giocare a viso aperto. Al 48° gli Aquilotti ci provano con Gabrielloni, che servito da Dideo entra in aria e dopo aver dribblato un avversario manda alle stelle Schupano una buona occasione. Al 55° Loreto ha un'ottima occasione per raddoppiare. Dopo una triangolazione con Danna, infatti il terzino metelliano con un tiro al volo costringe il portiere ospite alla respinta miracolosa in angolo. Tutto sembra filare per il meglio e si assiste a una Cavese agguerrita alla ricerca della rete del sorpasso, ma il Gela è in agguato e alla prima occasione utile punisce gli Aquilotti. Al 59° con una rapida ripartenza gli ospiti si presentano in aria con Montalbano che con un diagonale calcia a rete. Migliaccio tocca la sfera quanto basta per ingannare il proprio numero 1 Conti che nulla può per evitare il secondo gol del Gela. 1-2 partita nuovamente in salita per gli uomini di Longo. Al 62° l'ultima vera palla gol per gli Aquilotti, Cerciac serve Gabrielloni in aria che con un colpo di testa sfiora il pari, Saitta vola e devia in angolo da sfera. Nei minuti a seguire fino alla fine la Cavese fa tanto volume di gioco alla ricerca del pari senza però mai finalizzare. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara mette fine al big match dell'Lamberti. La Cavese esce sconfitta ma rimane al secondo posto in classifica alle spalle dell'Igea.